place is full of nothing but blood and death. Ragazzi, so io. So Fedez. Ciao ragazzi, io sono Red e come avete potuto notare gli autobus passano e suonano il clacson. Come avete potuto immaginare, stavo facendo il cosplay di un qualunque militare. In realtà volevamo provare a copiare il setup di Chris Redfield, ve lo faccio apparire qui di fianco. Non sono proprio uguale, mancano un sacco di cose, ma vi abbiamo dato l'idea. Perché sto facendo il cosplayer di Chris Redfield? Perché oggi sfideremo Resident Evil 8. L'avrete già visto dalla thumbnail, quindi non è questa gran sorpresa. Però sfidiamo Resident Evil 8. Non sfiderò però Resident Evil 8 come ha fatto Chris Redfield, e quindi con le ricariche del buon Crissino Vectorino, ma bensì sfiderò il gioco come Ethan Winters. Perché sfidi il gioco come Ethan Winters? Beh, perché Ethan Winters, subito all'inizio del gioco, micro spoiler se non avete visto, perde due dita. Queste due gliele mastica via un mezzo zombie cane lupo. Inoltre, per rendere tutto più impepato, più gustoso e tutto il resto, alcuni di voi l'hanno sicuramente notato, i miei capelli stanno cominciando a diventare un pochino troppo lunghi. Quindi sapete cosa vi dico? Se perderò contro il gioco, facciamo una rasata. Una bella rasata. Torniamo ai tempi in cui il taglio a spazzola era in voga, quindi mai. Uscirà un video apposta, quindi non lo vedrete alla fine di questo, perché così ve lo potrete gustare a pieno, sarà pieno di divertimento e goliardia. Quindi coroniamo questi tre video consecutivi di sfide con una bellissima sfida a un videogioco. Partiamo. La condizione è questa, le dita sono belle fasciate, belle bloccate, fa quasi impressione. Se direi che possiamo bandare alle ciance e partire con la sfida per la pistola. Guardatevi la clip. Come avete visto, la prima pistola che andremo a testare è una bellissima 1911. Ethan usa un modello molto simile a questo, noi però vogliamo proporvi due modelli che non andremo a usare per evitare di sminchiarli, visto che devono essere venduti, però vi faccio vedere cosa avrei scelto io se fossi stato nella sua situazione. La prima scelta era questa bellissima 1911, molto da seconda guerra mondiale, scarta vetrata in modo tale che sembri bella usurata, con tutti i numeri delle kill degli zombie lì di fianco e delle scritte molto gagliarde invece dall'altra parte. Mentre la seconda scelta, che invece si basa su funzionalità, è questa, con due dita, è molto divertente da tenere, quindi passerò da questa mano. Questa, ragazzi, è una bella bestia, 45 ACP, canna allungata con questo bellissimo compensatore, una di quelle pistole che fa saltare in aria la testa agli zombie solo a guardarli, che bello. Trovate entrambi i prodotti linkati in descrizione, adesso bando alle ciance e partiamo con la ricarica. Come avete visto, il tempo da battere per questa ricarica è sotto i 2:20 sostanzialmente. Sono abbastanza convinto di riuscirci perché è fattibile. L'unico, il vero problema verrà al secondo tipo di ricarica. Direi che io sono pronto, se la mia valletta volete gentilmente prendere il tempo, noi partiamo. Ready? Ready. Ce la faccio. 3:25. Con la pressione non ce la faccio. Pronto. No, dai, okay, questa l'ho cannata troppo. 1,81. 1,81? Credevo di averla cannata un botto. Prima sfida superata. Guardatevi adesso la seconda, questa è complicata. Questa qua sarà la ricarica di sicurezza, quindi quando ancora l'arma ha dei colpi dentro. Allora, deve essere in puntamento, cambiare caricatore mantenendo quello semi vuoto nella mano. Perché? Perché è ancora carico, quindi non lo buttiamo via. Cambia caricatore, entrambi nelle mani, ok, e quello lo facciamo sparire perché nel gioco effettivamente sparisce. Lui porta giù la mano e svanisce. Ragazzi, Ethan non ce l'ha il chest rig, però visto che tira fuori i caricatori portando la mano giù mezzo secondo, stesso noi facciamo discorso sì. Di COD, i caricatori escono da nulla. Tempo da battere, sempre 2:20, ready? Ready. 2:38! Oh. 2:38, però era bello pulito. Ready? Sì. 2:37! Stesso tempo di prima, va bene. Con due dita è l'inferno. 1-1, palla centro. Pareggio. Ok. Prossima arma. Godetevi l'MCX.
Abbiamo qui questo bellissimo MCX, guardate com'è croccante e piacevole, vi lascio il link in descrizione. La posizione di riposo, devi fare una ricarica di sicurezza tenendo entrambi in mano, perché è di sicurezza, girando in senso anti-orario, non orario. Eccolo lì. E poi lo facciamo andare via. Tempo da battere 2.40, sì. Possibilità di batterlo 0. Ready. Sì, ma deve andare davanti. Quanto ho fatto? Andare davanti, 2.22. Dai, ce l'avevo fatta. Ready. 1.94. Questa era bella. 1.94 con due caricatori in mano. Semo matti, semo. Va bene, gustoso. Adesso però c'è quella difficile. Cosa facciamo? Se la prima è riuscita a farcela, la seconda alla rivincita. Perché? Perché tu devi, da posizione sempre di riposo, fare una ricarica completa. Quindi hai l'otturatore aperto, ma non sai se è aperto. Quindi giro il fucile, guardo se è aperto. Prossima cast, devi rimetterlo dritto, sganciare con la mano. Ok. Riapparire con l'altro caricatore, mettere dentro e incamerare il colpo. Piccola nota, l'otturatore, il bolt release dell'MCX è duro come la morte. Cioè davvero è come tirare il pugno a un muro. Tempo da battere 2.40. Ready? Ready. 2.71 è un fotti di poccio. Ready? Ready. Ready? Ready. 3.19, cioè, è troppo lento. Si sta precipitando giù. Siamo di nuovo al pareggio col gioco. No, non si chiude sto cazzo di otturatore. Gli ho dovuto dare due botte. Facciamo vedere quanto effettivamente sia complesso. Non si chiude? Ora è chiuso. Va bene ragazzi, io mi rifaccio la fasciatura. Intanto vi lascio con la prossima arma. Allora, questa ricarica è intanto quella di sicurezza, però i colpi del Kalashnikov te li regalano, quindi il caricatore lo butti via. Quindi, sei in posizione di riposo, togli il caricatore, te ne liberi schifosamente, metti dentro il nuovo e sei a postissimo così. Tempo da battere 2.20, stiamo giocando i capelli di Red, ricordiamo. Dai Red che si sta giocando sui capelli. Ready? Ready. Ho premuto split tutto il tempo. Split. No, ma no! Ready? Ready. 1.93. Buiaca! A mani basse. Guarda come flexo, quanto sono fresco. Anche contro dita. Allora, abbiamo la seconda ricarica ad arma totalmente vuota. Qual è il problema di questa cappa? Il problema è che qui sotto non ha, come gli Yandel di nuova generazione, il piattino che ti allinea il caricatore. Quindi o lo metti dentro giusto al primo tentativo, non così ad esempio, usando il caricatore pieno, orizzontale, slappi, quello lì vuoto. Già gli impedimenti ti fanno sentire. Dentro al primo. Da sotto vai a caricare, poi in riposo. Sì, comodo. Io devo dire che chi ha inventato gli AK non è che aveva proprio in mente lo speed softing, lo speed shooting. Lo speed reloading. Siamo 5 a 4 per Red. Attenzione, vediamo se cercheremo il pareggio di nuovo. Tempo da battere è 2.40. Ready? Ready. 2.93. Acqua! Questa non la fai? Questa non la fai! Ready? Red E. Пиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР. Sua signoria Lord Red Fox il Magnifico. 2.62. No! Welcome to the Gulag. Va bene, persa, però voglio provare a farla giusta, solo per il gusto di dire che l'ho fatta giusta. Ready? Ready. 2.50. L'1.94
L'ultima arma con una sola ricarica e due tentativi è l'M79. Nella clip del gioco che avete appena visto la ricarica è profondamente sbagliata. L'M79 non ha l'espulsione della cartuccia scarica con i gas di scarico tra virgolette come il calibro 12. L'M79 è un fottutissimo tubo. In realtà ha soltanto questo dentino qua che ti solleva così la cartuccia, ma non te la fa schizzare fuori per nessun motivo. Quindi la ricarica che andrà a fare il nostro Red Nazionale non sarà quella con l'espulsione, perché l'espulsione non esiste, ma lo farà cadere. Capite, esatto, già quanto sarà complicato. Se sei un furbello. E richiudere. Ma il tempo da battere rimarrà lo stesso. Questo perché vogliamo i tuoi capelli per terra in un lavandino. Per terra in un lavandino. Tempo da battere poco sotto i 2 secondi. Primo tentativo. Ready? Ready. Dai, mamma mia, ma vaffanculo. 3:46. Ready? Ready. E qualcuno ha perso i capelli. Ragazzi, ho perso contro un lanciapatate, ci rendiamo conto? Hai visto che sei di parola? Mi taglierò i capelli. Non questo pillole, il prossimo, quindi prossimo mercoledì. Tra due settimane uscirà la rasata di Fox. Non so se la farò io o Ghost. Ghost è questo qua, Thelonious. Ok, io sparisco. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Un paio forse era evitabile, potevo fare leggermente meglio. Il problema è che avendo solamente 2 tentativi e giocandosi tutto sul funzionamento perfetto e fluido del movimento era quasi impossibile. Già mi stupisco di aver fatto quasi un pareggio e aver quindi mantenuto un po' la suspense alta per tutto il video. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, fatemi sapere se questo genere di video vi piacciono, dove appunto sfidiamo i videogiochi, ci muoviamo sul territorio che c'è già più sfavorevole, però mi sembrava appunto carino. Trovate linkato qua sotto tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, se siete interessati quindi potete dargli un'occhiata. Oggi è sabato e come tutti i sabati ci sono 6 incredibili prodotti quasi sotto costo linkati sempre qua sotto. Vi basta andare sul sito del Monopoly Software, il negozio che mi permette di girare questi fenomenali video, che mi presta anche le armi che ho usato in questo video, quindi è un bel modo di supportare appunto i miei contenuti e soprattutto la loro gentilezza. Andate a dargli un'occhiata. Qui in descrizione trovate anche Instagram. Ragazzi, venite a seguirmi su Instagram, vi prego, sono bloccato a 930 iscritti da 2 settimane. Vi prego, così arriviamo a 1000 e ui, festa incredibile, mi taglio i capelli, l'ho fatto per voi, lo faccio per voi, paguri ovunque. Qui da Red è veramente tutto a questo giro, vi auguro un buon weekend, ma soprattutto stay hungry.